Tanto gioco, tanto agonismo, tante occasioni, questi ingredienti hanno reso vibrante la sfida a Luca Vallese tra Alba Adriatica e L'Aquila, tutta da rivedere grazie alle immagini di Manuel Centurame che ci porta subito nel vivo del match. Acuto iniziale dei locali che si distendono in fascia mancina, la conclusione di Padovano fa volare Barbagallo a chiudere sul palo sinistro dagli sviluppi sotto misura e capocasa che però non trova luce. Undicesimo Sarrizzu nel frattempo è immarcabile, prova a servire Santi Rocco che viene anticipato. La pressione rosso-blu si fa costante, ancora Sarrizzu, traversone felpato sul quale gioca Marchionni che bacia il palo avverso a quello di impatto. Un minuto dopo Santi Rocco, contratto in aria in modo irregolare, Battistini concede il penalty, ma l'assistente Nunziata rileva un offside che rende nulla la decisione del direttore di gara. Gioco sempre in mano nero-verde, ma padroni di casa sempre allerta. Sarrizzu prova a fare l'attaccante, Barduagni non si fa sorprendere. Poco dopo, colpo di testa in ripiego di Santi Rocco, che però non trova fortuna prima della chiusura del tempo. Anche Carbonelli prova a offendere Barduagni, che controlla in due tempi e si va a riposo sullo 0-0. Ad inizio di ripresa cambia, ho forzato nelle file Albenzi, fuori Salvatore e dentro Pantoni, e mentre De Amicis ridisegna lo schema tattico e quindi deve cambiare atteggiamento di gioco. L'Aquila confeziona in 4 minuti 3 limpide palle gol. Subito Sarrizzu per Santi Rocco, pronto alla deviazione, fuori a seguire sempre Santi Rocco a rimorchio di Carbonelli che si divora letteralmente il vantaggio. E per finire Sarrizzu, eccesso di dribbling che anticipa Barduagni, poi indugia oltremodo e permette addirittura il ritorno del numero uno che lo blocca nell'area piccola. La condotta più spregiudicata dei rossoverdi lascia più spazio alla capolista. Esce Carbonelli, nell'Aquila entra Rei, sì, lui, subito l'occasione, guardate qui cosa riesce a sbagliare. All'Aquila manca solo il gol, ma all'Alba non fa difetto l'agonismo. Alla mezz'ora l'azione che decide il match, palla filtrante in area per Marchionni, lasciato colpevolmente solo che fredda Barduagni. Due minuti dopo continua la saga del gol manciato, Santi Rocco alto e poi ancora Rei non si smentisce dopo una confezione esemplare di Santi Rocco, più difficile centrare il palo che mettere dentro. Commovente il grande cuore al Vallese degli Albenzi che non si dà per vinto fino al quinto minuto di recupero. La generosità di Passamonti ne è l'emblema, ma non basta, Epifani trova la settima perla. De Amicis, tanti applausi per il coraggio. Mister, un grande cuore. Possiamo dire anche che nella ripresa la sostituzione vi ha costretto a cambiare atteggiamento tattico, perché altrimenti forse avete subito di meno nel primo tempo, benché comunque l'Aquila ha fatto la sua partita. Guarda, c'è stato questo infortunio di Salvatori, perché nel primo tempo stavamo reggendo bene, qualcosina, qualche ripartenza qui a destra con Sarrizzu, avevamo sofferto, poi invertendo gli esterni siamo andati un pochettino meglio, avevamo preso le misure con Polletta e poi c'è stata la sostituzione di... Sì, perché dovevo mettere un altro 2004 in campo, sinceramente non me la so sentito, dovevo mettere Mosella da subito, non me la so sentito, ho preferito rischiare qualcosina in più in avanti mettendo Pantone. È chiaro che a quel punto devi tenere qualche pallone in più nella metà campo avversaria, un'arma a doppio taglio, un giocatore di qualità. Comunque questo purtroppo non è avvenuto, ci siamo limitati a difendere e a buttare la palla in avanti. È normale che contro la squadra dell'Aquila ci sta la sconfitta. Se difendi 90 minuti dalla tua metà campo ci può stare che questi fanno gol. Loro hanno fatto qualcosina di più nel secondo tempo, anche se soprattutto per errori nostri più che per merito dell'avversario. La sconfitta ci sta, mi prendo l'atteggiamento, lo spirito dei ragazzi, andiamo avanti su questa squadra, se è strada. Conto comunque di recuperare qualche ragazzo, perché due giocatori come Torre, come Branno, come Di Benedetto non li puoi regalare all'avversario. Questo fatto va avanti da tanto tempo purtroppo, per cui
dobbiamo cercare di recuperare qualcuno, se no diciamo dobbiamo fare qualcosa perché siamo un pochettino troppo contati, dai, rispetto a loro. Pensate di recuperare qualcuno per domenica, fate visita all'altra capolista. Vediamo, è stato l'infortunio di Salvatore, qualche ragazza aveva qualche problemino fisico. Qui invece di mettere gente forse nuova, purtroppo stava perdendo giocatori in continuazione, per cui questa cosa non ci aiuta sicuramente, però dai. Ti ripeto, mi prendo l'atteggiamento, anche se quello quando incontri queste grosse squadre non basta assolutamente. Allora mister, le avete provate tutte, sfortuna, pali, poi alla fine comunque la palla giustamente è entrata. Sì, sì, è il merito della partita che abbiamo fatto in un campo dove era difficile giocare. Le nostre caratteristiche sono diverse, però oggi siamo adattati, abbiamo fatto una partita veramente arcigna, siamo stati attenti su tutte le situazioni. E abbiamo creato delle grandi occasioni da gol che dovevamo fare gol prima. Poi siamo stati bravi a farlo con Lorenzo. E la potevamo chiudere con 2-0 due volte, però siamo contenti perché oggi la temevo questa partita. Più che altro quando la squadra, aggiungo io, sa soffrire in questi campi qua e sa vincere, secondo me è più importante di qualsiasi altra cosa. Sbaglio? Sì, sì, ma questa oggi è una vittoria di valenza importantissima perché anche il fatto del meteo che pioveva, il campo pesante, noi veniamo dall'erba sintetica, non sono scusanti ma è la realtà, e incontri una squadra che si è tutta chiusa nella loro metà campo, e devi fare un tocco in più, tutto quello che avevamo preparato è venuto fuori, perciò siamo stati bravi a essere anche noi sporchi e portare a casa un risultato veramente molto importante.